Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi uno scrittore siciliano, Giorgio Pulvirenti. Ciao Giorgio! Ciao, ciao a tutti, ciao Roberta, grazie dell'ospitalità. Come sono contenta di questo libro perché mi ha incuriosito tanto. Mi chiamo Harry Gray, questo è il titolo del libro, che è un thriller storico con dolci note romantiche. Io so pure perché. Me ne vuoi parlare un po' tu di questo Harry Gray? Che si arruola come cuoco volontario nei Marines della portaerei USS Ryan. Sì, con piacere, con piacere. Allora, sì, in pratica il protagonista di questa storia è questo Harry Gray, che è un personaggio che è già, chi ha avuto, chi mi segue nel percorso di scrittore, ha già incontrato nel mio precedente romanzo, La chiave di Ellie, uscito 2 anni fa. Sì. Era un personaggio secondario che secondo me necessitava di una dimensione tutta sua e di una storia tutta sua, perché c'erano dei punti in sospeso che lui aveva lasciato, diciamo, nel precedente romanzo e che qui ha modo di svelare. E quindi si ritrova, ci sono due archi temporali, un presente storico appunto ambientato nell'inverno del 44, dove Harry si trova a bordo di questa portaerei nel bel mezzo di una Come guerra del abbiamo detto, Pacifico, sì. esattamente, e tramite l'incontro con questo giovane pilota superstite, un certo Rupert, Rupert, ho visto. esatto, avrà l'occasione di raccontare il suo passato che aveva celato fino a quel momento perché non aveva avuto il coraggio e non aveva incontrato, diciamo, la persona giusta con cui parlare di questo. E quindi inizia poi il secondo arco temporale, la storia si sposta indietro nel tempo e racconta la giovinezza di questo personaggio, di questo ragazzo più che altro di colore in Louisiana, Shreveport, che è la città dove lui è nato. E lì diciamo che farà poi degli incontri con altre persone che lo porteranno a varcare la soglia di un luogo particolare, uno speakeasy, il B13. Vedi? Esatto, sì. Sì, sono quei locali dove diciamo regnava il mondo jazz, Appunto, quindi si serviva l'alcol illegalmente perché appunto siamo agli albori del proibizionismo. E quindi lui si ritroverà diciamo lontano da quel mondo diciamo del bene, dove lui ha vissuto, e si ritroverà quindi coinvolto in delle dinamiche che lo porteranno poi a compiere delle azioni anche Siamo pesanti. tutti curiosissimi, perché qui si parte, cioè, ho visto che partiamo addirittura da Tarawa, nell'Oceano Pacifico, fino alla Louisiana. Sì, sono degli archi temporali, sì, esatto, si va indietro nel tempo. È vero, è troppo forte, guarda. No, sono contentissima di sentirti perché mi ha incuriosito sapere Harry Gray che fine farà, perché questo Rupert lo coinvolge al punto di fargli rivelare dei segreti che non avrebbe mai detto. Esatto, esattamente, sì, e sarà questa occasione Quali che sono lo questi porterà, segreti? Io sono diciamo, curiosa. Dovete essere tutti curiosi, eh? Allora, dove trovano? Allora, mi chiamo Harry Gray. Lo trovano dappertutto, credo. lo trovano su Amazon perché io pubblico in self e quindi lo Ah, trovano su lì Amazon, in ok. 3 formati, formato Kindle, quindi ebook, poi copertina flessibile e copertina rigida. Oppure sui miei social ci sono tutti i contatti dove poterlo, diciamo, reperire. Allora, Giorgio Pulvirenti, ti ringrazio tantissimo e andiamo tutti a comprarlo, a acquistarlo questo libro perché io voglio sapere che fine ha fatto, quali sono i segreti, sono curiosissima. Grazie, dammi un bacio Roberta. alla Sicilia che Sì, io ciao. adoro. Ciao, 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 Ciao. ciao.